Salve, buonasera. Volevo presentarvi praticamente il mio nuovo lavoro di Obscurum Malum, partendo un poco prima di parlare di musica, rispetto a quello che è stato il concept che c'è al di sotto di questo CD. È un CD dedicato interamente alla figura di Ecate, e non tanto, diciamo, parlando di aspetti esplicativi, esplicitamente oscuri, ma proprio cercando di basarsi esclusivamente su quelli che sono i miti antichi, antiche citazioni e quindi delle basi teoriche che siano comunque riconosciute, come dire, creandole però e inserendole in un contesto di black metal alla quale però io sono andato a inserire, eliminando l'aspetto ritmico della batteria, e il tamburo sciamanico, per creare una forma di lavoro che mantenesse le radici nell'ambito del black metal, ma nello stesso tempo mantenesse un'apertura a quello che può essere l'aspetto rituale di un lavoro. Tant'è vero che il lavoro presenta in alcuni punti chiari riferimenti a quelli che potremmo definire momenti ambient acustici, e anche parti cantate in glossolalia, che sono la pura espressione dell'anima in quel momento, che va ad andare oltre a quello che è il messaggio di cui si sta parlando, quindi è una sorta di metacomunicazione e di contatto. E le radici teoriche sulle quali ho basato, diciamo, il mio lavoro, rispetto a questo Regina Noctis, mi piace molto il latino. È praticamente, insomma, questo libro, La Dea Ecate nell'Antica Grecia. Da lì ho tratto fondamentalmente sia tutte le basi teoriche, sia tutte le citazioni che sono andato a esprimere all'interno del lavoro, perché la maggior parte di esso è basato su questi testi. Non tanto esplicitamente il libro proprio, esattamente, non so, si parla delle Argonautiche, dell'incontro di Ecate con Demetra, della figura di Persefone, nella quale creo, nell'ambito della canzone di cui parlo, quasi un parallelo con noi che facciamo questo percorso di riemersione, lasciando emergere la luce all'interno del profondo buio, che poi è l'espressione più bella della figura di Ecate, e che spesso, casomai, nell'ambito del black metal può essere esclusivamente dalle tonalità oscure, ossia come Regina delle Streghe, Magia Regina, non so, Dea della Magia Nera ed altro. E invece è mio intento anche offrire questa maggiore alternativa, va, rispetto alle basi teoriche su cui realmente si fonda la divinità di Ecate. Un CD molto semplice, sono 6 pezzi. Ho deciso di fare un lavoro che fosse fondamentalmente ecologico e il più possibile, e che fosse soprattutto unico. Per cui sono andato ad inserirlo, questa copertina è opera di Ketsu, una mia carissima amica che saluto, e praticamente quindi sono andato ad inserirlo con un lavoro scritto a mano, e quindi i testi, alcune parti dei testi, che sono tutte differenti per i vari CD che andrò a produrre, da inserite all'interno di questo aspetto, insomma. Per non usare plastica, fondamentalmente, e ho preferito usare questa stoffa, insomma, che mi è stata regalata a suo tempo. E brevemente voglio fare giusto, velocemente, parlare un attimo delle canzoni che troveremo all'interno di Regina Noctis. E questa è la prima, Regina Noctis. È il pezzo con la quale sono partito.
Regina Noctis va a parlare di quelli che sono tutti gli aspetti, diciamo gli epiteti di Ecate, quindi Catetrivia, Enotia, Aeromoros, insomma tutti questi epiteti che vanno a cercarle di inserire, insomma. La canzone varia, ad esempio quando vi parlavo di aspetti di glossolalia, l'ultima parte è esattamente qualcosa del genere. Questo caso è la pura espressione del canto all'interno di un contesto che è black metal. Abbiamo poi Divina Notte, che è una canzone sperimentale fondamentalmente, attraverso la campana tibetana, voci effettate e frasi in acustico con qualche rinforzo elettrico. Abbiamo Ekaterinomoros, parla degli aspetti cangianti della dea e di questa bellissima visione che ha Mesonide nel momento in cui sta preparando il rituale per incontrare Ecate, quindi la crina di cavallo, questi vari aspetti che in quel momento sono effettivamente terrificanti, e ne vado esplicitamente proprio dal testo a esprimerlo. Poi la faccio finire in maniera molto delicata questa canzone. Poi abbiamo Ecate Phosphoros, quindi va a parlare esattamente dell'aspetto della luce all'interno del buio e di Ecate, che è esattamente questa luce all'interno del labirinto, la famosa ruota di Ecate. C'è una parte ampia e c'è il dialogo. C'è l'incontro praticamente di Ecate con Demetra, dove si va a parlare poi di Persefone.
durata per indipendente e da conquistare il FOS. Ecate Trivia. Ecate Trivia va a rappresentare quello che è la figura di Ecate ai crocicchi, quindi i luoghi liminali nella quale poi avvengono, diciamo, le scelte, e attualmente sostituiti da quelle che possono essere le famose cappelline con la Madonna. Si accenna anche ai pasti di Ecate che venivano lasciati esattamente sopra, diciamo, su un piatto, diciamo, come offerta alla dea, che però si dice venivano poi rubati, diciamo, dai poveretti che passavano in quel momento, dai viandanti che non avevano, diciamo, sostegno. E quindi qui mi concentro su questo aspetto specifico della dea. Anche le citazioni sono tutte di antiche rispetto a questo aspetto. Ecate che sei nei tribi e non mi ricordo come è preciso. Sei terribilmente di notte invocata. Beh, questa parte personale è che possa lasciare in pasto a te non tanto i pasti, ma qualcosa di più. Questo è il mio messaggio. Che inserisco spesso all'interno del lavoro. E infine abbiamo Oscura Divina, che è un testo personale, l'unico, e che va a inserire un aspetto dell'oscurità all'interno del suo divino e della luce, della ricerca e della luce di noi stessi all'interno, insomma, del nostro percorso. Ci sono dei riferimenti alla musica anni 70 vagamente. Parlato moltissimo, ringrazio chiunque voglia vedere questo CD e questo lavoro. Il CD sarà prenotabile da ottobre, quindi sarà a tiratura limitata.